Allora, io sono un insegnante della scuola media di Buonconvento, istituto comprensivo di Montalcino. Abbiamo pensato di fare questa attività di visita in questa mostra interattiva allestita dall'Università di Siena in collaborazione con l'Università di Eindhoven. Abbiamo portato i nostri ragazzi, le classi che hanno visitato la mostra sono due seconde medie. I ragazzi in tutto erano 34. Abbiamo volutamente non presentato a fondo l'esperienza, abbiamo preferito che l'esperienza fosse una scoperta per i ragazzi. E devo dire che così a prima vista sembra che che questa strategia sia stata abbastanza produttiva perché i ragazzi si sono mostrati estremamente interessati, hanno fatto domande intelligenti, si sono mossi negli spazi con notevole naturalezza. E poi penso che per ragazzi che hanno comunque degli input relativamente poco ricchi, un'esperienza di questo genere rimanga loro veramente come testimonianza di qualche cosa di diverso, anche di quello che può fare la scuola, perché un'altra delle cose importanti di questa mostra è che è stata allestita da professori dell'università, ma soprattutto da studenti. E quindi quando studenti più giovani vedono quello che potranno fare in futuro con la loro esperienza universitaria, secondo me tutto questo è un veicolo anche promozionale nei confronti del proseguimento degli studi. Che altro dire? Non saprei. Io misuro la positività dell'esperienza guardando i ragazzi in faccia. Da quello che ho potuto vedere, niente, ripeto, ho visto ragazzi estremamente interessati, estremamente attenti e soprattutto non ho visto far loro, aver loro atteggiamenti, come dire, poco maturi e poco interessati. E questo, secondo me, è la testimonianza più importante che l'esperienza è molto valida.